C'è una questione anche politica però, no? Cioè, al di là della questione giudiziaria, io sono garantista e vedremo le inchieste dove porteranno, però c'è una questione politica. In politica, Pomicino ce lo potrà spiegare ancora meglio, non esistono vuoti. Se tu metti a fare il sindaco una figura così debole, che non ha una sua struttura, nel mio libro parlo del valore della gavetta, di come sia importante in questo momento rimettere al centro il valore della gavetta, mentre invece siamo in un paese nel quale sembra che tutti possano fare tutto, compreso il sindaco di Roma, una città così difficile da governare. Se tu metti una persona che non è in grado di fare il sindaco, poi metti le pezze, perché ovviamente devi cercare di colmare quel vuoto. E prima Marra, e poi Lanzalone, e poi cerchi di mettere una pezza perché il tifo della Roma giustamente vuole lo stadio e quindi non puoi dire di no, e butti via un progetto perché era stato fatto da altri che magari, anzi, era sicuramente migliore di quello che stanno portando avanti. Non ci sono più le infrastrutture per arrivare a quello stadio, insomma, fino all'inchiesta giudiziaria. Questa vicenda denota, al di là delle vicende giudiziarie, una debolezza politica enorme, perché quando tu vai al governo non bastano, vi ricordate le arance che portavano in quel consiglio comunale? Oggi sui social gira una foto della Raggi, di altri consiglieri all'epoca all'opposizione, con le arance in consiglio comunale. Cosa sarebbe successo oggi al contrario? No? Allora, è chiaro che c'è un tema politico. Roma è una città difficilissima da governare, con un sacco di problemi, che in questo momento non ha una guida, non ha un governo, non ha la forza per essere governata. Cioè, Poi c'è la dice il vicenda senatore giudiziaria. Ricci, quando tu hai quella debolezza, poi ti devi far aiutare da altre figure e quando ti fai aiutare da altre figure, poi possono succedere.